Nato a Napoli nel 1615, morto a Roma nel 1673, Salvatore Rosa è stato uno degli artisti più originali e fieramente indipendenti di tutto il Seicento europeo. Insieme pittore, incisore, disegnatore e musico, fu anche un poeta satirista tra i più importanti del suo secolo in Italia ed esistono legami molto stretti tra i suoi quadri e la sua poesia. Dopo la sua morte, Rosa fu ammirato soprattutto per i suoi quadri di battaglia e di paesaggio, ma come personaggio ambizioso, coltivato e spirituoso, si voleva prima di tutto pittore e filosofo, autore di quadri di storia e di soggetti dotti. E se ottenne poco successo come pittore di pale d'altare, ha lasciato un insieme unico nel suo tempo di quadri negromantici, di allegorie morali e di soggetti storici tratti da temi rari. Salvatore Rosa ha lavorato sia a Napoli che a Firenze e a Roma e in queste tre città, in ciascuna di queste città, esistono numerose fonti per studiare la sua arte. Si tratta in particolare delle sue biografie redatte da alcuni tra i principali storici della pittura del Seicento, cioè Bernardo de Dominici a Napoli, Filippo Baldinucci a Firenze e di Giovanni Battista Passeri a Roma. Ma disponiamo anche per Salvatore Rosa di quello che probabilmente appare con quella di Pietro Paolo Rubens, la corrispondenza la più completa che ci sia pervenuta per un artista di questo secolo. Paradossalmente, lo studio dell'opera pittorica dell'artista è stato ostacolato per molti anni dal fatto che la sua attività si è svolgata in tre centri artistici che pochi storici dell'arte studiano insieme, mentre per molti anni gli erano attribuite centinaia di quadri di qualità scadente, sia che mostrino battaglie o paesaggi. Lo studio serio dell'opera di Salvatore Rosa ha iniziato nel 1963 con la monografia di Luigi Salerno, che dava un primo catalogo sommario delle sue pitture, accompagnato di un centinaio di illustrazioni. Nel 1975, lo stesso autore pubblicava un secondo catalogo illustrato delle pitture dell'artista napoletano come numero 82 della famosa serie dei classici dell'arte Rizzoli, nella quale molti di noi abbiamo imparato la storia della pittura italiana. Includendo un catalogo sommario di 270 quadri, quasi tutti riprodotti in bianco e nero, con una sessantinaia di tavole a colore, questo volume dava per la prima volta la possibilità di giudicare nell'insieme della sua carriera di pittore ed è rimasto, fino all'uscita del libro di Caterina Volpi, l'unico catalogo delle sue pitture. Nella spinta del primo libro del Salerno del 1973, gli anni 1970 furono un decennio veramente felice per gli studi sul pittore. Nel 1973, una prima mostra monografica che comprendeva 48 pitture si teneva alla Hayward Gallery di Londra a cura di Michael Kitson e di Ellen Langdon, che da questa data ha consacrato una nutrita serie di pubblicazioni all'artista. Negli stessi anni, Michael Mahoney dava nel 1976 un monumentale catalogo dei disegni di Rosa. Wendy Wessing Roworth studiava l'artista come, cito, satirist, cynic and painter in una tesi di dottorato del 1978, mentre Richard Wallace si interessava soprattutto alle sue incisioni. Per i tre decenni successivi, lo studio dell'opera di Rosa non ha prodotto pubblicazioni così ambiziose di queste, ma progrediva lo stesso con studi particolari, in particolare sul suo periodo fiorentino, nella scia della grande mostra del 1986 a Firenze sul Seicento fiorentino e con molti studi particolari sui clienti e sull'entourage di Rosa, mentre altre pubblicazioni ci facevano meglio capire le sue iconografie a volte complesse. Contemporaneamente, il mercato dell'arte e le mostre organizzate da musei ci facevano conoscere nuovi quadri, a volte citati nelle fonti sull'artista, o nuovi esemplari di composizioni già ben identificate. All'inizio del XXI secolo, sembra che la situazione degli studi su Rosa sia divenuta più favorevole ad approcci più completi della sua opera. Nel 2003 fu pubblicata una nuova edizione della sua corrispondenza,
che sostituiva i tre volumi anteriori pubblicati tra il 1892 e il 1950, mentre Napoli, la città natale di Rosa, vedeva nel 2008 la prima mostra monografica a lui dedicata in Italia, che raccoglieva 84 quadri, seguita di un importante convegno organizzato a Roma nel gennaio del 2009 e di un'altra mostra monografica presentata alla Dulwich Picture Gallery di Londra e al Kimball Art Museum di Fort Worth nel 2010-2011, questa mole di studi, usciti dopo la monografia di Salerno del 1975, hanno consentito a Caterina Volpi di pubblicare alla fine del 2014 una nuova monografia su Rosa Pittore, che ci propone sia la sintesi di questi vari studi che il risultato di una lunga familiarità dell'artista al quale aveva già dedicato non meno di una quindicina di studi dal 1908 in poi. Il risultato del lavoro di Caterina Volpi si devono prima di tutto misurare nel suo catalogo delle pitture di Salvatore Rosa, che comprende 325 numeri da confrontare con i 274 già catalogati dal Salerno nel 1975, ossia 61 quadri in più. Ma se manca purtroppo in questo libro una tavola di concordanza con il libro precedente, un esame dettagliato delle schede dei quadri catalogato qui ci mostra che sono bene presenti 124 quadri assenti dal libro di Salerno, ossia il 38%, mentre 48 quadri di Salvatore Rosa saranno, ossia il 14%, sono pubblicati qui per la prima volta, come tre questi quadri che vedete qui sulla scherma. È molto probabile che altri quadri di Salvatore Rosa saranno identificati dopo il libro di Caterina Volpi, ma si può affermare lo stesso che questo ci offre la possibilità di giudicare della sua opera pittorica secondo un modo molto più completo e preciso che era possibile prima. Prima di tutto, questo libro ci ha dato una scansione cronologica convincente dei quadri di Rosa, ma consente anche di apprezzare il pittore sotto aspetti molto più diversi e completi che 40 anni fa, grazie a una sintesi impressionante di una mole considerevole di informazione attinente a tanti quadri a volte già famosi. Si tratta ovviamente di documenti d'archivio relativi ai clienti o ai collezionisti successivi di questi quadri, di lettere di Rosa, del confronto con varie versioni di certe composizioni, ma anche di interpretazioni dei soggetti per lungo rimasti ignorati, che troviamo qui esplicitati in un modo sempre ben documentato e spesso rimarchevole. Grazie alla sua ottima conoscenza dell'opera di Rosa, ma più generalmente della pittura del Seicento, Caterina Volpi ci ha offerto una presentazione molto stimolante dell'attività di Rosa nei vari luoghi dove ha trascorso la sua attività. Certo, bisognerà una lunga familiarità con il suo libro prima di poterne discutere o contestare le sue conclusioni in termini di cronologia o di interpretazione, ma per farne apprezzare le qualità vorrei qui soffermarmi su alcune delle sue conclusioni che mi sono sembrate particolarmente convincenti e stimolanti. Per il periodo napoletano di Rosa fino al 1639 non esistono quadri datati, ma la presenza del monogramma dell'artista su quadri di battaglie assai diversi fra di loro ha consentito di assicurare che l'artista aveva certamente lavorato nella bottega di Agnello Falcone, ma si sa adesso che lui guardava anche alla pittura romana del Rinascimento di Giulio Romano e di Raffaello come dell'arte antica, come si vede nel quadro di destra, anche se non fu capace di assimilarle sempre bene. D'altra parte, le fonti antiche ci informavano che Rosa si era formato nella bottega del cognato Francesco Fraconzano. Grazie ad altri quadri siglati, si sa meglio che cosa Rosa ha potuto imparare da un contatto probabilmente diretto con Giuseppe de Ribera. Rosa avrebbe lavorato nella bottega del maestro verso il 1637-38, quando dipinse un San Bartolomeo recentemente identificato, il quadro che vedete a sinistra. Ma quando lascia Napoli per Roma, dipingeva ancora nell'esprit di Ribera, come nel grande San Bartolomeo della collezione Arach, che vedete al centro, un quadro importante che si datava prima piuttosto negli anni 50. E più curioso ancora,
Rosa avrebbe ancora dipinto quadri ribelleschi più tardi, come in questo Diogene che vedete a destra, di suoi anni fiorentini. La conoscenza dei grandi modelli romani Rosa l'ebbe certamente durante il suo primo soggiorno a Roma, dal 1685 circa fino al 1637, siccome era censito nella Pasqua di quest'ultimo anno nella parrocchia di Santa Maria in Via, come cito, Salvatore Rosa, pittore napoletano di 22 anni. Così, grazie alla processione del cardinale Francesco Brancaccio, potete essere coinvolto nell'impresa straordinaria del Buon Retiro, per la quale dipinse il suo paesaggio più ambizioso fino a quel momento, e questa grande marina col veduto di Golfo di Salerno nel Museo del Prado. Eppure, il vero ingresso di Roma sulla scena romana ebbe luogo nel 1639, e probabilmente solo a questo momento che poteva sfruttare della scoperta dei più rinomati pittori della Roma berberiniana, quando per esempio gli fu richiesto dal Duca di Modena di dipingere tre grandi paesaggi. E sicuro per questo che per questi ha tentato con successo di emulare i pendant di Claude Lorrain, che era già divenuti famosi nella città eterna. Per il periodo fiorentino, dal 1640 al 1649, la catalogazione dei quadri di Rosa è stata molte volte precisata grazie a testi pochi studiati finora come componenti letterati scritti intorno ai suoi quadri dai membri dell'Accademia dei Percorsi, della quale Salvatore era l'animatore. In altri casi, è una migliore comprensione del contesto della sua clientela che ha consentito riproporre nuove interpretazioni di quadri a volte famosi, così come lo diceva Sibyl Everts-Ferrer, mentre era tenuto per sicuro dall'Ottocento che un ritratto del filosofo della National Gallery di Londra, accoppiato ad un'allegoria della poesia del Voyage of Athenaeum di Dartford, rappresentavano un autoritratto del pittore. Con il ritratto di Lucrezia Paolini, amante del pittore, Caterina Volpi ha respinto tale identificazione tradizionale con ragioni convincenti. D'altra parte, ha mostrato che questi due ritratti allegorici testimoniano in un modo molto sottile dell'introduzione nell'opera di Rosa del gusto estetizzante ed erotico della pittura fiorentina barocca. Quanto al periodo romano, dal 1650 in poi, fino al 1673, troviamo qui una rimarchevole contestualizzazione dell'esecuzione della ricezione critica di certi quadri tra i più famosi di Rosa. Si tratta in particolare del Grande Democrito di Copenaghen o dell'Umana Fragilità di Cambridge. Ma per indicare a quel punto, il libro di Caterina Volpi ci consentirà di meglio capire l'arte di Salvatore Rosa. Vorrei concludere con un quadro che pensavo di aver ben studiato. Si tratta della Grande Battaglia, conservata al Musée du Louvre, forse il quadro più famoso del pittore a partire dall'Ottocento, perché era esposto nel Museo parigino. È un quadro che Nerio Corsini, nunzio di Innocenzo X in Francia, aveva ordinato a Rosa nel 1652 per offrirlo al re Luigi XIV. Mentre si sa che l'artista l'ha preparato con una cura particolare, grazie a una trentinaia di disegni preparatori, sinora ancora perché questo quadro non pervenne al re di Francia che nel 1664, quando gli fu finalmente offerto da Flavio Chigi, nominato a suo turno legato in Francia. Quanto al suo soggetto, si pensava che si trattava di una generica battaglia eroica, senza soggetto particolare. Infatti, grazie ad una lettera indirizzata il 28 settembre 1652 dal studioso fiorentino Cosimo Brunetti a Giovanni Battista Ricciardi e pubblicata da Caterina Volpi con Francesco Pagliaga nel 2012, sappiamo adesso che si tratta della rappresentazione di una battaglia precisa, quella dell'Eurimedonte condotta dal generale antico Cimone contro i persiani. Questa non è che una delle poche novità non trascurabile che questo libro ci propone. Grazie. Grazie a Stéphane Loire. La parola al professor Paolucci. Sì,